Il nostro appuntamento si rinnova con più salute in compagnia del dottor Mauro Mazzucco, specialista in medicina interna e patologo ed esperto in ecografia. Abbiamo parlato della termoablazione epatica, della termoablazione renale e oggi ci soffermeremo invece sulla termoablazione della tiroide per quel che riguarda appunto i noduli tiroidei. Dottor Mazzucco, un altro grande capitolo, un'altra patologia che lei affronta con la termoablazione è quella che riguarda appunto i noduli tiroidei. Sì, esatto. Il nodulo tiroideo colpisce circa il 20% della popolazione, cioè moltissimi sono portatori di questi noduli, di queste lesioni tiroidee e non sanno assolutamente di esserne portatori. Se ne accorgono nel momento in cui intervengono i sintomi, sintomi che possono essere l'alterazione della funzione proprio della ghiandola tiroidea o sintomi da compressione o anche disestetismi a livello del collo. C'è anche da dire però che solo il 5%, qua vorrei tranquillizzare subito, di questi noduli sono maligni, la maggior parte sono benigni. E tutti i noduli possono essere trattati con la termoablazione? No, non tutti i noduli, ci sono delle indicazioni ben precise. E la chirurgia anche qui rimane l'indicazione principale per i grossi gozzi, per i grossi noduli tiroidei. Però la termoablazione si sta facendo spazio. Sta facendo spazio con indicazioni ben precise, che sono i noduli che tendono a dare segni di compressione, quali può essere la disfagia, cioè la fatica a deglutire, o le alterazioni della voce, o ancora difficoltà respiratorie per compressioni della trachea, o ancora per disestetismi veri e propri, nel senso con grossi gozzi o grossi noduli visibili alla base del collo. Un paziente che deve essere trattato con termoablazione alla tiroide, come deve essere preparato? Valgono le stesse regole della termoablazione epatica, ad esempio? La valutazione ecografica è fondamentale. E qui diventa ancora più importante la precisione per la tiroide. È un organo molto piccolo, quindi agiamo con la termoablazione proprio di cesello. E di conseguenza dobbiamo valutare esattamente il nodulo nel suo volume, nei suoi margini, nei suoi rapporti, con strutture molto importanti vicine, quali sono tutto l'apparato nervoso, il nervo della che va a innervare la laringe, per esempio, e che dà la motilità delle corde vocali, che non deve essere assolutamente lesionato, o strutture vascolari importanti, quali può essere la carotide. Ma un paziente si riprende subito? Viene fatto in anestesia generale questo tipo di intervento? No, l'intervento viene fatto in anestesia locale, paziente sveglio, perché durante l'intervento viene fatto parlare per monitorare il nervo. Quindi viene detta, adesso a molti farà ridere, la parola aiuola, perché è l'unica che riesce a aprire e chiudere la laringe e quindi noi monitoriamo in questa maniera, in maniera indiretta, il nervo laringeo. Quanto dura un intervento? Dura in base alla dimensione del nodulo da termoablare, se è giusto dire così? Assolutamente sì, dipende dalle dimensioni del nodulo. L'intervento avviene con tecnica diversa rispetto a quello fegato-rene. L'ago è più sottile e viene spostato in molti punti del nodulo con una tecnica cosiddetta di moving shot, cioè noi andiamo a bruciare muovendo l'ago più bruciature una attaccata all'altra, perché il nostro scopo è quello di ridurre il volume del nodulo, non certo di togliere il nodulo completamente. Però grazie a questo noi riusciamo anche ad evitare complicanze e dobbiamo rimanere con le bruciature all'interno del nodulo, perché se in un futuro il paziente avesse necessità di andare a un intervento chirurgico, non ci sarebbero problemi né di aderenze né di altro. Ma questo fatto di spostare l'ago, dottore, perdoni, non ho capito, significa che l'ago viene tolto e reinserito più volte oppure è già inserito e da lì si sposta? Sì, forse mi sono spiegato male. Viene inserito una sola volta, okay, e sotto guida ecografica viene spostato all'interno del nodulo. Sono piccoli spostamenti perché si tratta di noduli 4, 5, 6 centimetri, quindi lo spostamento dell'ago avviene nell'ambito di 3-4 centimetri, quindi all'interno del nodulo. Per cui solitamente il nodulo si asporta tutto? Il nodulo, il nostro scopo è ridurre il volume del nodulo, è un nodulo benigno, quindi come tale lo scopo è quello di ridurre la compressione che questo dà. E questo tipo di intervento può sostituire
l'intervento chirurgico molte volte viene fatta la cosiddetta tiroidectomia, no? Per i noduli. Esatto, o mezza tiroide o tutta la tiroide viene asportata. Questo diciamo che è una buona alternativa, non sostituisce, è una buona alternativa. A distanza di 3-6 mesi noi riusciamo ad ottenere la diminuzione del 70-80% del volume del nodulo con una singola seduta. E in seguito può essersi, cioè può rendersi necessaria invece la chirurgia dopo una termoablazione? Potrebbe rendersi necessaria. Questo avviene ad esempio nei noduli iperfunzionanti, cioè quei noduli che producono molti ormoni, in cui lo scopo nostro è quello di distruggere la maggior parte del nodulo, ma che può ripresentarsi in un 20% dei casi entro 5-6 anni. I pazienti che possono essere trattati con termoablazione hanno delle particolari caratteristiche? Ci sono delle controindicazioni? Le controindicazioni sono legate praticamente alla sede del nodulo. Se il nodulo è molto centrale, molto vicino al nervo, è difficile eseguire una termoablazione. O il nodulo è molto profondo, che scende addirittura all'interno del torace, ecco che diventa complesso in quel momento valutare e indicare una termoablazione in questi pazienti. E questo lo si decide in ambito ecografico? Ecografico e TAC in qualche modo. Cioè, nel senso, il paziente viene valutato prima dal punto di vista ecografico, ma se ci sono dei dubbi esegue anche un TAC del collo per meglio valutare l'anatomia del nodulo e della tiroide. Per quel che riguarda la termoablazione dei noduli tiroidei, possono essere trattati sia i noduli benigni che i noduli maligni o ci sono dei limiti? Allora, le indicazioni delle linee guida dicono che il nodulo deve essere benigno e come tale deve essere accertato anche con due ago aspirati successivi in punti diversi. Quindi noi dobbiamo avere due ago aspirati negativi. Prima cosa. Si sta facendo, diciamo così, strada anche il trattamento del piccolo tumore tiroideo al di sotto del centimetro. Molti studi americani hanno visto come questi tumori molto piccoli siano indolenti, cioè hanno una crescita molto lenta, per cui si sta ponendo come indicazione la termoablazione quasi per togliere tutto il tumore, visto che è molto piccolo. Diciamo che le esperienze sono iniziali, però sono molto molto promettenti. Sono esperienze europee, ma soprattutto italiane, dove nella termoablazione siamo sempre all'avanguardia. Lei all'inizio del nostro appuntamento ha fatto un accenno anche al gozzo, dottore. Molto spesso si vedono delle persone con dei gozzi davvero imponenti. In questo caso la termoablazione potrebbe essere utile? È indicata solo se il paziente non ha delle controindicazioni per l'intervento chirurgico, se no nei gozzi generali non nodulari di solito è indicata la chirurgia. La sua casistica per quel che riguarda la termoablazione alla tiroide? Ma io ho iniziato 5-6 anni fa ad interessarmi di tiroide, ho fatto circa un 70-80 pazienti con ottimi risultati, con nessuna complicanza in questo momento, le complicanze sono al di sotto dell'1% e sono le complicanze legate in particolare al nervo laringeo, di cui vorrei sottolineare l'attenzione che viene posta per non lesionare questo tipo di nervo. E le corde vocali? Esattamente, è il nervo che va a innervare le corde vocali e quindi la motilità delle stesse. Per cui dopo un intervento la voce non cambia? Assolutamente no, assolutamente no. Io ho fatto di recente anche questa settimana, così come aneddoto, una cantante lirica. Cantava di nuovo dopo? Lo vedremo settimana prossima. Assolutamente sì, e noi saremo qui a chiederle, dottore, come è andato l'intervento. È andato sicuramente benissimo e giustamente con le attenzioni dovute, con le attenzioni del caso. È stato con noi il dottor Mauro Mazzucco, abbiamo parlato di termoablazione dei noduli tiroidei. Il nostro appuntamento termina qui. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Arrivederci alla prossima puntata.